Il torneo di maggio compie 30 anni e diventa sempre più bello, sempre più sicuro. L'adeguamento alle normative in materia di sicurezza per gli eventi pubblici introdotti dal decreto Gabrielli ha richiesto un notevole sforzo ai membri della Pro Loco Cornier, ma l'edizione 2018 del torneo non sarà per questo ridimensionata. Anzi, a partire dal weekend del 12-13 maggio, per poi proseguire venerdì 18, sabato 19, domenica 20 maggio, un fitto calendario di iniziative animerà il grande evento cognatese, tra conferme, gradite ritorni e tante novità. Siamo alla conferenza di presentazione del trentennale del torneo di maggio. È un'edizione importante innanzitutto per il numero, il trentennale, 30 anni che si svolge questa manifestazione. La copertina di quest'anno è dedicata al suo organizzatore che è venuto a mancare nell'estate del 2017, stiamo parlando dell'amatissimo presidente della Pro Loco Andrea Peretti e anche ultimamente presidente onorario della nostra associazione. Difatti nella copertina, come potete vedere, campeggia il suo disegno firmato in originale dell'87 con il cavallo, il simbolo del torneo, e questo c'è un preludio ad alcune delle novità di quest'anno. C'è poi il logo del trentennale, al fondo uno skyline della Cornier con le sue due torri, la città che ha visto nascere il torneo, che vuole dare un futuro al torneo anche nell'ottica del rispetto del decreto Gabrielli, perché quest'anno il torneo avrà naturalmente un indice di sicurezza decisamente più alto per il rispetto di tale normativa. Troverete tutte le informazioni sui social e sul nostro sito della Pro Loco. Una delle novità importanti di questo trentennale del torneo è il ritorno dell'amatissimo torneo cavallo, che poi era il simbolo centrale del torneo. Siamo riusciti a rimettere in piedi il famoso 8, il circuito maledetto del Ponte Vecchio, perché ha delle curve paraboliche importantissime per i cavallanti, e vedrà la sfida dei 7 borghi di Cornier contro i cavalli dei gruppi ospiti, quindi una sfida decisamente avvincente quella di domenica 20 maggio. Un'altra delle novità di quest'anno, visto che appunto c'è l'accademimento del trentennale, è la riproposizione del Convivium. Quest'anno il Convivium, che non è da confondere con il pranzo del re, si svilupperà nella ex chiesa della Santissima Trinità, dove tra animazioni giullaresche e danze medievali ci sarà la riproposizione del convivio con un maestro di cerimonia che decanterà i piatti e le pietanze serviti su piatti di pane. Vi aspettiamo naturalmente anche per questa novità del trentennale del torneo. Il nostro sito è www.torneodimaggio.it, oppure c'è la pagina social Torneo di Maggio Pro Loco di Cornier su Facebook, e anche c'è l'account Instagram. Vi aspettiamo a Cornier per il torneo di maggio, perché il torneo è da vivere. Si parte sabato 12 maggio con la pericena aspettando il torneo. A seguire, alle ore 21, l'uscita dei reali dal Teatro Comunale. Re Arduino e la Regina Berta, con tutto il loro seguito, si recheranno in Piazza Martiri per la cerimonia di investitura e la consegna dei manti, per poi assistere alla prima prova del Palio dei Borghi, la gara dei tamburi. Gare del Palio che proseguiranno nel pomeriggio di domenica 13 maggio, non prima tuttavia del classico pranzo del re in via Arduino alle ore 12.30. Mercoledì 16 alle ore 21, protagonista sul palco dell'auditorium dell'ex manifattura, il gruppo Escam, che si esibirà nello spettacolo teatrale dal titolo La Corte dei Miracoli. Da venerdì 18 maggio tornano le bettole, che resteranno aperte fino alla conclusione del torneo, che avverrà nella serata di domenica 20, quando verrà proclamato il borgo vincitore del 10° Palio dei Borghi. Da segnalare, inoltre, il 5° trofeo Re Arduino di arcieria medievale, che quest'anno si svolgerà domenica 20 alle ore 10 presso l'arcipelago dello sport. Come sempre, il torneo dedica grande attenzione ai bambini. Domenica 13, Piazza Morgando ospiterà l'iniziativa Diventa un cavaliere di Re Arduino, un percorso gratuito di giochi storici in legno, con tanto di torno a cavallo con i pony, che permetterà ai più piccoli di guadagnarsi il diploma di cavaliere. Domenica 18 saranno invece i poeti della Spada di Urbino ad offrire in Piazza Pinelli uno stage di combattimento medievale ai bambini. Infine, confermato il progetto Colorè, dedicato agli studenti delle scuole primarie di Cornier, Salto e Priacco. Questo un piccolo assaggio del ricchissimo programma del 30° torneo di maggio. Per restare aggiornati su tutti gli eventi e le manifestazioni collaterali, basta collegarsi al sito della Pro Loco o sulla pagina Facebook Torneo di Maggio Pro Loco di Cornier.